tutti alla celebrazione di questa domenica, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore, nella pazienza, nella speranza della vita eterna, sia con tutti voi. Un benvenuto ancora a ciascuno e possiamo dire benvenuto anche a coloro che attraverso i media, attraverso internet, saranno collegati con la nostra celebrazione, sia in contemporanea adesso, quindi li accogliamo direttamente, li sentiamo presenti, sia quando capita loro. Ecco, il Vescovo è informato di questa nostra iniziativa già da diversi anni e ci incoraggia. Dobbiamo usare tutti i mezzi per fare onore alla parola di Dio, come Gesù stesso ha detto: gridatelo dai tetti, gridiamo l'amore del Signore, gridiamo anche il nostro ritrovarci insieme alla domenica, perché abbiamo bisogno di Lui. E oggi la sua parola, che ci prepariamo ad accogliere, ci dice il perché vogliamo essere riuniti, perché Lui vuole essere presente in mezzo a noi. Ci dà una condizione, quella del perdono, della riconciliazione, dell'amore reciproco, perché non abbiamo debiti se non quello di amarci per primo. Allora cominciamo subito questa nostra celebrazione qui tra noi, accogliendoci, ecco, anche in comunione, in amicizia con tutti coloro che magari attraverso internet ci seguono in queste domeniche, nelle nostre celebrazioni, per avere il dono, la perla più grande, preziosa: Gesù in mezzo a noi, in mezzo ai suoi amici, a coloro che vogliono seguire oggi il suo cammino, la sua parola. Voglio accogliere subito la nostra nuova direttrice dell'Istituto Don Bosco. Ecco, grazie, così ti vediamo. Suor Cristina Stara. Ecco, benvenuta. Grazie e buon lavoro, ci conosceremo. Disponiamo i nostri cuori facendo il vuoto, portando all'altare la nostra settimana, quello che abbiamo vissuto e anche i nostri propositi, i nostri bisogni. Chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. Supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
O Padre, che ascolti quanti si accordano nel chiederti qualunque cosa nel nome del tuo Figlio, donaci un cuore e uno spirito nuovo, perché ci rendiamo sensibili alla sorte di ogni fratello e sorella secondo il comandamento dell'amore, compendio di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta, ed egli non si converte della sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore. Entrate, prostrati adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Del Signore. Le letture di questa domenica sono bellissime e direi utilissime, anche perché concrete mi sembrano. Leggiamo questa domenica e poi anche domenica prossima il capitolo 18 di San Giovanni. Ecco, questo, mi permettete questi riferimenti perché proprio vi resti un po' e se possibile possiamo rileggerlo durante la settimana. Abbiamo anche i foglietti che poi buttiamo via, se volete conservarli possono essere utili ad approfondire, a rileggere, a portare dentro, a vivere la parola della domenica. Ebbene, il capitolo 18, dicono gli studiosi, è un riassunto dove San Matteo raggruppa insegnamenti diversi di Gesù sulla vita dei discepoli attorno a lui e quindi della comunità cristiana. Sappiamo che la parola di Gesù non è registrata, vero? Non avevano quei mezzi quella volta, ma è rimasta dentro la mente, il cuore dei discepoli di Matteo, uno dei dodici, e poi vissuta subito con la forza, la dinamica, l'intelligenza dello spirito della Pentecoste dalle comunità cristiane. E quindi la comunità cristiana, con la presenza di fede spirituale di Gesù risorto, ma non così immediata, palpabile, come era quella dei discepoli che camminavano con Gesù lungo le vie della Palestina, rifà la stessa esperienza di Gesù. Allora, Gesù, guardate un po' da chi si è circondato, da persone qualsiasi, i pescatori, no? E poi ha incontrato Matteo stesso che faceva un po' i suoi affari, ci ricordiamo, no? Era la gabella delle imposte e si arrangiava un pochino, perciò era indicato come un peccatore, era mandato fuori, cacciato dalla comunità dei buoni, dei praticanti, perché era un collaboratore dei nemici, dei pagani, ma anche ha incontrato donne che erano di una vita disordinata, abusate. Gesù ha incontrato le persone, l'umanità, anzi ha detto che il medico viene per i malati, non per coloro che si credono giusti, sani, e io se sto bene non vado dal medico, quando sento qualche cosa vado lì a piagnucolare le mie cose e spero che si occupi di me, vero? Ma così anche spiritualmente, se mi sento a posto non sento il bisogno di andarmi a confessare, se mi pesa qualche cosa, che non sono sereno, spero di trovare un prete che mi ascolti, che posso sfogare le cose che mi turbano, anche le cose disordinate che ho fatto, ecco, per chiedere perdono. Ho bisogno del medico, ho bisogno di Gesù quando sono ammalato fisicamente, spiritualmente. Ebbene, questo è stato l'entourage, la comunità di cui si è circondato Gesù. La comunità dei cristiani, guardiamoci un po', oggi, ma anche quella degli apostoli, non di Matteo, era fatta da gente normale. Avevano ricevuto certo il battesimo,
avevano fatto il passo fondamentale della conversione. Ma sapete, si dice la volpe cambia il pelo, non il vizio, no? Anch'io quando mi confesso come voi penso, e tornate fuori con i buoni propositi, vero? Ma dopo ci ricadete, perché i nostri abitudini, vizi, ci fanno ricadere. Ma non per questo il Signore ci caccia via. Se Gesù se l'è presa qualche volta era proprio con quelli che presumevano di essere impeccabili e giudicavano gli altri. Sì, con quelli Gesù ha alzato la voce. Con gli altri ha sempre avuto parole di tenerezza, non per giustificare ma per dire che lui viene a guarirci e a portarci avanti. Allora il problema si pone nella comunità cristiana. Uno sbaglia, lo cacciamo fuori, lo lasciamo fare, un po' come noi oggi facciamo. Perché diciamo che ognuno ha le sue idee, sai, poi io ti rispetto, allora tu fai quello che vuoi, io faccio quello che voglio, tu non disturbi a me, io non ti disturbo. Facciamo così oggi, no? Questo è un po' l'individualismo, un personalismo esagerato che ci fa, che ci disorienta, non ci fa più capire dov'è il giusto, dov'è lo sbagliato, dov'è la retta via da seguire. Allora l'Evangelista Matteo, riportandoci questa parola di Gesù, dice proprio che nella comunità, come anche in ogni convivenza, partiamo dalla famiglia anzitutto, senz'altro, ma anche nel lavoro, no? Dobbiamo praticare la correzione fraterna, perché siamo deboli, non per montare in testa gli uni degli altri come avessimo la perfezione. Io, e chi sono io da farti legge? No, il nostro riferimento è il Signore, la sua parola, però ricordiamocelo anche. E se deviamo, se sbagliamo per debolezza, per incoerenza, perché qualcheduno mi è stato d'inciampo, penso che al momento che Matteo scriveva, ecco, e poi ancora più tardi, non nel secondo, terzo secolo, c'era un problema gravissimo nella comunità cristiana, il fatto che c'era la persecuzione. E molti inciampavano, sì, perché lì non si scherzava. Se professavi che eri cristiano, ti tagliavano la testa. Succede anche oggi, no? Ogni tanto ci informiamo e sappiamo che ci sono cristiani perseguitati. C'è qualcheduno che non può dirsi cristiano, è giù in prigione. Ecco, e allora qualche volta la paura ti prende e allora metti in sordina il fatto che tu sei cristiano, che vai a pregare. Ricordate, i cristiani dei primi tempi pregavano nascosti nelle catacombe, che erano i cimiteri, perché avevano paura. E qualcheduno cadeva a causa della paura. Cosa facciamo? Lo buttiamo fuori? Va bene lo stesso? Facciamo tutto un'erba un fascio? Va bene? Questa è la nostra tendenza di oggi. Oppure diciamo la verità, lo recuperiamo, Gesù dice di recuperarlo. Perché? Perché lui ha dato il sangue per lui, come per me. E quel suo peccato può essere il mio domani, non me lo auguro, speriamo, ecco, che il Signore mi aiuti. Ma devo tendere la mano non per giustificare, non per eguagliare, per democratizzare, no? Che ognuno fa quello che può. No! Ma perché la meta è più grande e Gesù è venuto proprio per noi che siamo deboli, fragili, peccatori. Venendo alle tre possibilità che suggerisce il Vangelo di Matteo, se un fratello ha peccato contro di te, questa è un'esperienza direi quotidiana, a partire dalla prima comunità che è la famiglia. Amore, amore, no? E poi dopo cos'è? E non ci troviamo d'accordo, punti di vista, meno male che il Signore ci ha fatto diversi, no? Dalla diversità la dinamica, la fecondità della vita, ecco, della vita che nasce, i figli, ma anche della dinamica. Se fossimo tutte mummie o tutte computerizzati, standard, allora non è vita, è morte. Allora nella famiglia praticare la correzione fraterna.
Ho messo sul foglietto, vi invito a prenderlo, un piccolo brano di Papa Francesco sull'Amoris Laetitia. Ecco, e si riguarda soprattutto la correzione genitori-figli, ma prima di tutto la correzione va praticata tra marito e moglie, no? Viceversa. Ecco, e con quelle tre parole magiche che lui ha detto, ripetuto tante volte, no? Scusa, permesso, grazie. Ah, non si praticano mai. E allora certamente i rapporti diventano freddi, no? Perché si consuma, perché uno abusa, approfitta, è dovuto. No, permesso, permesso. Sempre entrare con delicatezza e con riconoscenza e anche con scusa, perché ho mancato, perché ti aspettavi da me. Questo nel rapporto interpersonale, a partire dalla famiglia, genitori, tra loro, coi figli e coi nonni. E poi sul lavoro? Lì è nota dolente, no? Chi pratica la correzione fraterna sul lavoro? La critica, sì. Tagliarsi l'erba sotto i piedi, sì. Andare a reclamare dal capo, sì. E magari se gli fa una sanzione, un po' sono contento, no? Sono gratificato. Vedete che siamo stupidi un po', eh? Perché gioiamo di che cosa? Del male che ci facciamo e del servizio sempre peggiore. Perché quando si fa così il servizio ne soffre, è evidente, pagano gli altri. Ma tanto a me cosa me ne frega, sono pagato fine mese. Vedete che ambiente brutto che ci stiamo facendo? E poi nella comunità cristiana, noi siamo carini, veniamo a messa, preghiamo insieme, cantiamo. E poi siamo tanti gruppi, no? E chi conosce cosa fa l'uno o l'altro gruppo? Viviamo in armonia come unica famiglia di Dio, un unico popolo, non uniforme, non bacchettati, standard, no, diversificati, membra di un corpo, ma che si comunica, che vive, che si corregge, che vuole tendere al meglio. Abbiamo da imparare. Solo per essere migliori? E saremo così la comunità migliore del... No, non abbiamo bisogno di primati, neanche di voti. Non ce li danno i voti, va bene? Dobbiamo essere di Gesù. E Gesù ci fa una promessa che è l'unica ragione per la quale vogliamo vivere questo precetto, come lo sintetizza in modo stupendo Paolo: non abbiate nessun debito tra voi se non quello dell'amore vicendevole. Paghiamo il debito di amare per primi. Mi alzo la mattina, ho già tanti debiti. Tutte le persone che mi verranno a incontrare oggi, ho già il debito da pagare verso ciascuno. Ti devo amare per primo. Anche mi costa un po', un sacrificio. Domenica Gesù ci ha detto che per essere suoi discepoli dobbiamo mettere l'io sotto i piedi, e la prima condizione di amare è l'io sotto i piedi. E allora ho il debito con te, ti incontro e devo fare il primo passo. E allora chiediamo questo al Signore, perché Lui ci fa questa promessa che non vogliamo mancare: dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Che cos'è nel mio nome? La parola nome era impronunciabile, il nome di Dio, è la realtà stessa di Dio. Essere uniti in Gesù, che ci ha comandato di amarci come io vi ho amato, amatevi gli uni gli altri. Essere col nome di Gesù, essere in Gesù e essere nel suo amore, e allora Lui c'è. È perché chi chiama Lui lo rende presente. Il dono di essere cristiani, quello che celebriamo a Natale, ma ogni Eucaristia è questo Natale, è il Dio con noi. E Gesù ci dice: praticate il mio nome, vivete nel mio amore, io sono in mezzo a voi. Allora anche il nostro pregare
non è solo perché abbiamo bisogno, anche perché siamo fervorosi, preghiamo bene insieme, sentiamo il bisogno. Lui prega per noi. La nostra preghiera è la sua. Io chiederò al Padre per voi. Chiediamo questa grazia e all'inizio dell'anno pastorale. Il Vescovo l'altro giorno, festa di San Grato, ci ha dato la nuova lettera, giù in fondo è a disposizione se volete ritirarla, semplice, concreta, direi che di anno in anno, ecco, scandisce un po' un passo ancora ulteriore, no? Per andare avanti, come cammino, come comunità, come popolo, siamo la comunità di Gesù oggi. Per noi della città di Aosta è anche un cammino segnato in modo particolare. Il Vescovo, il 24 settembre prossimo, tra 15 giorni, quindi, nella occasione della festa della nostra Chiesa come santuario di Maria Immacolata, Regina della Valle d'Aosta, vuole indire la sua visita pastorale. Cioè, quello che deve fare lui come Vescovo, Vescovo vuol dire è il sorvegliante, quello che visita le comunità per confermarle nella fede. E qual è il suo desiderio? Venire qui, fare una bella messa cantata, facciamo un bel pranzo, tagliamo qualche nastro. Noi non abbiamo nessun nastro da tagliare perché ormai la nostra struttura è fatta, no? Ecco, viene per rilanciare l'evangelizzazione, per ridarci la gioia di essere cristiani, prendendo possesso, direi, prendendo contatto del Vangelo, come Papa Francesco ci ha dato una bella lettera, no? E dobbiamo farne eco. Il Vescovo viene e spende 6 mesi di questo anno, dal 3 dicembre al 3 giugno, per visitare le 6 parrocchie di Aosta e ridarci la gioia del Vangelo. Vissuto insieme, vissuto in collaborazione con tanti ministeri e nella diversità dei doni, dei carismi e delle possibilità che abbiamo. Allora possiamo cogliere questo messaggio, ne facciamo tesoro e poiché il 24 siamo qui nella nostra chiesa santuario, io vi invito già a mettere in programma di partecipare quel giorno alla messa solenne che lui farà con i parroci, proprio per sentire dalla sua parola la sua intenzione di questa visita pastorale. Sarà domenica 24 nel pellegrinaggio che faremo dal Don Bosco alla nostra chiesa e poi la messa solenne alle 16 il Vescovo con i parroci. E allora riteniamo adesso come impegno della settimana questo praticare tra noi l'amore vicendevole, avere solo questo debito perché Gesù sia a casa nelle nostre relazioni, nelle nostre famiglie, nella nostra comunità. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, volgiamo lo sguardo al nostro Padre Celeste che ha diffuso su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Diciamo insieme, Dio fonte di ogni bene, ascoltaci. Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, affinché il loro ministero porti luce, sollievo e perdono ai fedeli, preghiamo. Per i governanti, posti al servizio del popolo, affinché, dove ci sono state violenze, promuovano percorsi di pace e riconciliazioni, preghiamo. Dio fonte di ogni bene, ascoltaci. Per i sofferenti a causa delle divisioni e delle discordie familiari, affinché con la preghiera e l'impegno siano aiutati a sciogliere la durezza dei cuori, preghiamo. Dio fonte di ogni bene, ascoltaci. Per noi qui riuniti attorno all'altare di Cristo, affinché possiamo attingere alla dolcezza del suo spirito, per coltivare relazioni fraterne e caritatevoli, preghiamo. Dio fonte di ogni bene. Voglio ricordare tre gruppi della nostra parrocchia che sono da altre parti, vivono altri momenti, perché facciamo comunione con loro. Il gruppo che è a Lourdes, un bel gruppo di parrocchiani, di amici, anche con Padre Gregorio, ecco che la loro preghiera Maria sia la nostra. Il gruppo dei ragazzi che è a Valgrisa, che termina domani mattina questo campo scuola, proprio in preparazione anche dell'anno scolastico, e un gruppo anche di noi che è in pellegrinaggio Europa insieme con la parrocchia di Saint-Martin. Ecco, tre gruppi, ecco, li sentiamo nostri, sentiamo di crescere con loro nella preghiera e nei buoni propositi per quest'anno. Preghiamo. E poi diciamo una cosa, è che in settimana cominciamo la scuola, finalmente. Allora, ogni inizio è sempre un'emozione, no? Una sorpresa. Quindi preghiamo per i ragazzi, per gli alunni di tutte le età, di tutte le classi, per le famiglie, comincia davvero di nuovo un'avventura, e per gli insegnanti. Il Signore benedica, riempia del suo dono, della sua grazia, del suo spirito questo nuovo anno scolastico. Per questo preghiamo. Ricordiamo anche i defunti di questa settimana, Maria Assunta di Francesco, di anni 71, e Teresa Bertilla Marchesini, di anni 87. Per loro e per noi stessi preghiamo. Accogli, Signore, le nostre domande che ti offriamo, sapendo che tu preghi con noi e per noi. Il Padre ci colmi della sua grazia, della sua misericordia, delle sue benedizioni. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Preghiamo insieme, fratelli e sorelle, perché mentre portiamo all'altare le gioie, le sofferenze, i propositi di ogni giorno, possiamo offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questo mistero la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te, Signore Padre buono, l'inno di benedizione e di lode. Per mezzo del tuo Figlio, splendore ed eterna gloria fatto uomo per noi, hai raccolto tutte le genti nell'unità della Chiesa. Con la forza del tuo Spirito, continui a radunare in una sola famiglia i popoli della terra e offri a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno. Così la Chiesa risplende come segno della tua fedeltà all'alleanza promessa ed attuata in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza ti lodano i cieli ed esulta la terra, e la Chiesa unanime canta la tua lode. Glorifichiamo Padre Santo, tu ci sostieni sempre nel nostro cammino, soprattutto in quest'ora in cui il Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come i discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita.
Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta e Cristo che si dona con il suo corpo, il suo sangue e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fa che la nostra comunità, fa che la Chiesa in Aosta si rinnovi nella luce del Vangelo. Rafforza il vincolo dell'unità fra laici e sacerdoti, fra i sacerdoti e il Vescovo Franco, fra tutti i Vescovi e il nostro Papa Francesco. In un mondo lacerato da discordie, la tua Chiesa risplenda, segno profetico di unità e di pace. Ricordati anche dei nostri fratelli, dei nostri cari, che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, delle vittime delle calamità di questi giorni, delle vittime delle guerre, delle brutture, delle ingiustizie, di quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del nostro pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri, San Grato, Sant'Orso, Sant'Anselmo, tutti i nostri patroni e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato, cantando. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Diciamo insieme: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. Questa mano che ci diamo è come una promessa. Voglio pagare il debito con te. Voglio che Gesù sia in mezzo a noi. Amen.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco il Cristo, l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto numero 63. Allora, ho già fatto gli auguri per l'inizio della scuola e poi del catechismo ne parleremo domenica prossima. In questa settimana, martedì, celebreremo martedì pomeriggio la messa, non qui in chiesa ma presso il condominio Trois Maisons in via Chavannes 23. È già una tradizione da diversi anni, a ritorno dei nostri pellegrini da Lourdes, andare in questa casa che ci accoglie
pregare per le famiglie, pregare per tutte le nostre intenzioni. Quindi martedì sera la messa non sarà qui, ma sarà lì al condominio Trois Maisons. Poi vi ho parlato della festa del 24 settembre e poi sul foglietto ho ripreso tre parole chiave che ci ha dato il Vescovo giovedì scorso e che ci riguarda tutti e che quindi le faccio mie per chiedere tanta collaborazione per tutto quello che vogliamo fare quest'anno insieme. Non stare a guardare, non aver paura, spenditi con amore. Se qualcheduno si tira indietro sono affari suoi, ma noi siamo questa comunità, nessuno è straniero, nessuno è ospite, nessuno sta a guardare, nessuno si tira indietro, tutti ci spendiamo per amore. Allora non è il parroco che vi deve chiamare, fatevi avanti, va bene? E troviamo il nostro posto per vivere anche in modo armonico, organizzato la nostra vita parrocchiale quest'anno. E ringrazio della vostra attenzione e chiediamo la benedizione del Signore concludendo la nostra domenica. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi sostenga, vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Canto numero 137. Doni ricevuti e sotto lo sguardo di Maria andiamo in pace. Buona domenica davvero, grazie a tutti, buona settimana.